Viaggio spedito come un treno, il cartellone di eventi dell'estate sangiovannese, organizzato al Parco Giardino della frazione gerrese di San Giovanni Montebello dal Comitato dei Festeggiamenti di San Giovanni Battista. Il Parco Giardino ha fatto il pienone per lo spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia I Paesanotti di Sant'Antonino, frazione di Mascali, abbinato alla Sagra della Pizza. Proprio stasera non me l'aspettavo, è stata una bella serata, tantissima gente, ringrazio a tutti e speriamo che tutte le altre serate saranno così. Stasera abbiamo persone da tanti posti, addirittura anche frazioni vicine, ma anche paesi più lontani a livello anche di Castiglione. Cioè veramente non ce l'aspettavamo, magari questa compagnia simpatica ha attirato tutta questa bella gente, speriamo sempre di andare avanti così. In più abbiamo l'onore oggi di avere con noi il nostro primo cittadino Angelo Danna, in cui ringraziamo proprio che l'abbiamo stressato a partire da Natale per fare questo, in cui abbiamo stressato un pochino anche l'assessore Piero Mangono, che mi ha aiutato per alcune problematiche tecniche, e siamo qui. E veramente grazie a tutti, grazie al comune, grazie al nostro sindaco, grazie agli assessori, grazie a chi c'è dietro le quinte, grazie al nostro comitato, perché veramente non potete immaginare il lavoro che c'è dietro a un'organizzazione del genere, che magari si arriva qui, si vede, ma c'è un lavoro a partire dal pomeriggio presto, vedere cosa manca, vedere cosa, dove possiamo migliorare anche giorno dopo giorno. Nel prossimo weekend l'estate sangiovannese ripartirà con il Nutella Party Dance venerdì 28 luglio a partire dalle ore 21 e sabato 29 con il concerto della Renato Zero Cover Band, il tutto condito sempre da buon cibo e da una bevanda fresca oppure un bicchiere di vino. All'ultimo appuntamento ha partecipato anche il sindaco Angelo Danna. Le frazioni conservano la conoscenza, l'amicizia, la voglia di stare insieme, che è più, come dire, più capillare, più diffuso della città, che un po' in questo senso è un po' più dormiente. E San Giovanni in effetti, grazie al loro lavoro, ogni sera nei fine settimana si anima. Io ho avuto il piacere di essere qui la scorsa settimana e stasera sono tornato volentieri, proprio perché si gusta quel piacere dello stare insieme e di gustare anche delle ottime pietanze che il comitato, insomma, fa arrivare, e poi questi spettacoli che animano una villa che è ritornata ad essere comunque bella da vedere, ben tenuta, ben illuminata, quello che il comitato aveva desiderato tantissimo e che noi, insomma, col nostro impegno siamo riusciti a mantenere come possibilità da offrire a tutti.